R-Club Palmiro ha notato una differenza rispetto a prima per questo allarme coronavirus nell'abitudine delle persone a venire da voi anche a pranzo? Beh, se ne parla, ogni cosa coronavirus, però sinceramente non ho notato nulla di preoccupante per quanto riguarda le persone. Certo c'è l'allarme, c'è la paura, però penso che si sta un po' esagerando, perché sinceramente non è, per quanto mi riguarda, penso che sia una semplice influenza che chiunque potrebbe affrontare tranquillamente e risolvere il problema. Ma sinceramente non è che abbiamo avuto una grossa perdita, chiaramente di sera c'è molta meno affluenza, ma per il freddo, anche perché le temperature sono calanti. È anche vero che la gente continua a fare un problema serio su questa cosa, perché chiaramente la paura di beccare un qualcosa del genere fa un po'. Però per il resto, voglio dire, è una semplice influenza. Adottiamoci col fatto che comunque non si muore di coronavirus. Ho fede, e siccome ho fede non penso niente. Io, se devo abbracciare, dare la mano a lui, dice non si deve dare con piacere, ecco, perché ci affidiamo a lui. Qua in Irpino timore non ce n'è. Poi bisogna vedere sopra quello che c'è. Qua siamo a posto, si vive bello, tranquilli, che in montagna vicina, aria pure. Come la sta affrontando questa, diciamo così, emergenza? Come l'ho affrontata 50 anni fa, quando c'era il colera a Napoli. Mi andai a mangiare con Janic l'insalata di cozze e vongole. I casi ci sono, però bisogna stare attenti, però. Che paura. Impaurite, perché non si capisce più niente. Flessione nella clientela? Beh, la clientela qualcosa c'è. È intimorita, è impaurita, come tutti d'altronde, ma ho cliente, ho gestore di attività, però si è notato un poco di calo, ma non niente di preoccupante per quanto mi riguarda. La gente chiaramente si appoggia a quello che legge, non va ad approfondire con molta tranquillità quello che sta succedendo, passerà. Si dicono tutto, ci avvertono, è meglio così, sappiamo tutto come ci dobbiamo comportare, quello che dobbiamo fare. Non dobbiamo stare a contatto con le persone. Quindi non bisogna avere paura, bisogna vivere. Se no qua non si vive più. Noi anziani non si vive più. Una giornata. È così. È un fenomeno come tanti altri che è capitato per il passato. Io ricordo addirittura l'asiatica. Lei ha cambiato qualche abitudine? E perché dovrei? Le mani le lavavo ogni giorno, l'igiene ci tenevo ogni giorno, per cui nulla è cambiato. In Italia abbiamo 400 casi. 400 casi ha detto stamattina la televisione. Perciò io non ho paura, sinceramente. Noi anziani non abbiamo paura, nonostante che siamo, diciamo, i più. Questa è la verità. Questa l'età c'è, mamma mia. Speriamo che ce la mandano buona. C'è allarmismo, cosa succede nelle agenzie di viaggio anche ad Avellino? C'è molta preoccupazione da parte dei clienti, che credo anche legittima, perché viste le informazioni che si ricevono dalle TV, dai media in genere. E molti clienti, per la verità, stanno riconfermando le vacanze, perché sono a più lungo termine, e anche alcuni clienti che sono in partenza a breve, praticamente hanno riconfermato le prenotazioni. È chiaro che si vive un momento di incertezza, perché non è chiaramente la situazione dal punto di vista commerciale sarà estremamente, insomma, grave, quindi speriamo bene che la situazione rientri, innanzitutto per la salute dei cittadini, poi per il lavoro vediamo che cosa succederà. Avete riscontrato problemi con qualche paese estero? Alcuni paesi hanno creato delle difficoltà, però per la verità gli operatori che erano interessati a questa cosa ci hanno avvisato per tempo, quindi sostanzialmente non abbiamo avuto dei clienti che sono arrivati negli aeroporti o nei porti e hanno avuto problemi, per fortuna. In Italia invece, mi riferisco chiaramente alla Lombardia, al Veneto, queste regioni un po' più particolari, definite insomma in alcuni comuni focolaio. Vabbè, quelle là non erano nelle nostre destinazioni, abbiamo altre destinazioni che sono le vacanze, le settimane bianche, che fino ad ora sono tutte quante operative, quindi non c'è nessun tipo di nessuna cancellazione e nessuna struttura sta operando a regime di tutto, quindi è tutto regolare da un punto di vista della neve per il momento.
Quindi un calo fisiologico però neanche eccessivo. Ma non abbiamo ancora quantificato, però è chiaro che c'è un'incertezza, quindi tutte le persone che avevano intenzione di fare qualcosa o quelle che probabilmente nei prossimi giorni decideranno di comportarsi diversamente, è molto, molto difficile da fare una previsione. È chiaro che il lavoro giornaliero si è completamente bloccato.